Da Teramo la ricetta per vivere 100 anni, un importante studio dell'Università di Teramo, un progetto con oggi la partecipazione di due autorità mondiali. Due autorità mondiali che oggi abbiamo invitato per lanciare ufficialmente un progetto di ricerca all'Università di Teramo, avuto finanziato dalla Comunità Europea, che si intitola Repeat, che troverete con il logo in tutto il pomeriggio, che tratta effettivamente di argomenti che vedono i nutrienti come un modo per combattere alcune patologie croniche. Specificatamente Repeat andrà a studiare nei prossimi 3 anni come con l'alimentazione si può contrastare alcuni problemi legati ai disordini alimentari e nello stesso tempo anche preservare la salute riproduttiva, che è un altro dei problemi che ci riguardano in una società moderna, dove ovviamente le donne sempre più tendono a posticipare la propria attività riproduttiva come conseguenza ovviamente dell'inserimento nel lavoro. Ma oggi parlerò un po' di tutte le cose che abbiamo fatto per tanti anni, che vanno dalla genetica dell'invecchiamento a come questa influenza le malattie, a poi l'uso di diete particolari che riescono a fare un po' quello che i geni fanno e quindi aiutare le persone a vivere più a lungo e meglio. Qual è la cosa che influisce di più oggi come oggi per quanto riguarda appunto l'invecchiamento? Sicuramente la dieta, adesso sappiamo che è il fattore più importante per l'invecchiamento. Ovvio che la genetica non la puoi cambiare, o almeno non adesso, e quindi la cosa più importante è la dieta, seguita poi dall'esercizio fisico. Quindi queste sono le due cose che possono chiaramente avere degli effetti enormi, ad esempio sul cancro, ma anche sulle malattie cardiovascolari, diabete, eccetera.